Molto spedito, vorrei intanto vi presento il gruppo, dopodiché lascerò la parola a Michele, dopodiché noi faremo dei piccoli interventi da parte delle istituzioni che ci hanno dato una mano, hanno contribuito e hanno anche sviluppato un pensiero a partire proprio da questa importante iniziativa e alcune aziende. E dopodiché faremo una brevissima visita dell'impianto per comprenderne il funzionamento. Allora, Claudio, Gennarino, scusate, venite un secondo, presento tutto il gruppo. Con questi due signori ci abbiamo il board, questo è il consiglio d'amministrazione, è Claudio Baldin e Gennarino Rossi, alla gestione dell'impianto, della macchina, è in testa a Claudio Baldin, e quindi insomma la conduzione di questa macchina da guerra, e Gennarino Rossi invece è il nostro, diciamo, finance, responsabile finanziario. Siccome qui ci sono andati tanti soldi, l'attenzione alle spese è uno degli elementi centrali dell'impresa. Poi c'ho i due nuovi arrivati. Simone, Elena, prego, 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 prego. Eccoli qua, così ce li conosciamo tutti. Simone Beccali è l'ingegnere di processo. Oh, abbiamo cercato di abbattere l'età media, lo capite, no? Quindi e qui stiamo crollando dai 30 di Simone ai 26, 25 di Elena, che fa invece marketing e comunicazione. E quindi intanto questo è prima parte del gruppo. E stop, volevo semplicemente presentarveli tutti, e quindi è importante per conoscerci. Adesso quando vi dico questo è un impianto unico nel suo genere, è davvero così. Non c'è macchina, non c'è pezzo di metallo che non sia originale, nel senso che sì, una lavatrice, ma quella non è una lavatrice qualsiasi. E stava... Prima di essere costruito stava nella testa di questo signore qua, che è Michele Baldin, e quello che pezzo dopo pezzo, a partire dalla macchina che compie la meraviglia che compie, ma poi ogni singolo pezzo, ogni singolo bullone e vite, stava prima nella testa di Michele e poi... In un qualche modo, anche grazie a, direi, il 70% di operatori umbri, fate attenzione, a parte i compressori che li abbiamo presi dalla Germania, porca miseria, ma a parte quello, la gran parte delle imprese le abbiamo individuate qui intorno. Quindi persone, disegnatori, ma anche poi operatori dell'acciaio, capaci di interagire con la testa di Michele, che è una testa abbastanza complessa, e quindi di trasferire e far diventare questo impianto un oggetto che funziona. Ora io vi lascio Michele. Michele, parliamo tutti qua, perché così non dobbiamo igienizzare niente, così nessuno lo tocca e siamo dentro il protocollo. Grazie. Michele Baldin, però, Michele... Solo un secondo, perché abbiamo scelto il 23 di marzo? Dice, perché avete fatto il 23 di marzo? Perché oggi è il compleanno di Michele, quindi mi spiace Michele, però devo fare una cerimonia, io faccio la cerimonia, porca puttana, quindi Michele, auguri, grazie. Auguri. Scusate, ma Michele, prego. Allora, grazie a tutti. Conosco quasi tutte le persone che sono intervenute oggi, o amici o funzionari della regione o
un sacco di belle persone qua. Voglio veramente bene a questa regione, voglio bene a un sacco di persone qui presenti e devo dire che questa è stata la scelta che mi ha portato qui oggi a iniziare questa avventura insieme a Roberto, a mio fratello, a Gennarino, ai ragazzi che avete conosciuto adesso. Perché c'ho in mano il metro di un falegname. Chi mi conosce ride, perché lo sa per quale motivo ce l'ho in mano. Però vi voglio incominciare a raccontare che cosa facciamo. Noi facciamo grafene. La grafene arriva un metro. Sì, questo è un metro. Immaginate che la grafene, le misure delle piastrine che vanno dentro questi serbatoi, dentro questi contenitori, sono la miliardesima parte di questo metro. Ciò vuol dire che se io prendo questo metro e comincio a dividerlo in uno, in due, in tre, in quattro, in cinque, fino a un miliardo di volte, questa miliardesima parte è la misura della piastrina grafenica, della grafene che noi facciamo e che mettiamo in questi contenitori. Perché dicono che la grafene è il materiale del futuro? Perché la grafene ha delle importanti proprietà quando viene mescolata assieme ad altri materiali. Questi materiali ingigantiscono le loro proprietà meccaniche, fisiche, termiche e quant'altro, per cui siamo in grado di fare transistor performanti con questo materiale che si chiama grafene, siamo in grado di fare batterie performanti sempre con questo materiale che si chiama grafene, siamo in grado di fare del calcestruzzo performante, calcestruzzo che non dura più pochi anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni, ma calcestruzzi che possono durare fino a 300 anni, a 400 anni se utilizziamo nell'impasto del calcestruzzo la grafene. Possiamo avere delle strade, delle autostrade dove l'asfalto, il bitume si è arricchito con la grafene, sempre con queste piastrine, un miliardesimo di volte questo metro. Riusciamo ad avere degli asfalti che sono performanti, dove non ci sono più buche, dove la resistenza dell'asfalto dura anche qualche decina di anni. E soprattutto quello che possiamo vedere, possiamo anche dire che possiamo mettere il grafene nei polimeri, fare prodotti che possono andare sui sistemi delle auto, per cui parafanghi delle auto, guarnizioni delle auto, tutta questa roba qui che viene a essere migliorata. In più ci sono applicazioni di grafene molto spinte, per esempio sui transistor. Oggi, non so se avete sentito, ma è un po' sentore di tutti, non consegnano le autovetture perché manca il transistor che l'India produce. Oggi l'India è uno dei più grossi, i più grossi, come dire, stati produttori di transistor. L'India non sta consegnando transistor fatti in silice perché sta aspettando la grafene. È quasi un anno e mezzo che l'India non afferma le linee di produzione dei transistor convenzionali perché sta modificando queste linee di produzione per iniziare a produrre i nuovi transistor alla grafene. Con la grafene si costruiscono i primi computer quantici, con la grafene si costruiscono le prime membrane per l'ultrafiltrazione dell'acqua, per l'ultrafiltrazione dei gas. Con la grafene si costruiscono addirittura, oggi ci sono degli studi molto avanzati dove delle parti del corpo umano possono essere costruite con delle stampanti 3D che utilizzano anche grafene per completare quelle che sono magari le membrane che servono a sostituire la valvola di un cuore, la valvola di un rene, cioè più che altro anche una carotide. Detto questo, cosa succede? Che noi abbiamo deciso di venire qui a Fossato di Vico per iniziare a costruire questo impianto, un impianto che avevi in mente, perché questo impianto, che può sembrare un impianto convenzionale, in realtà tanto convenzionale non è, perché al suo interno c'è un core che è la macchina che in realtà produce questa grafene, utilizzando come materia prima la grafite. Abbiamo una capacità di produzione molto alta, parliamo di tonnellate ora di grafene, utilizzando tonnellate ora di grafite. Siamo in grado di catturarle
praticamente tutte, il 100% delle particelle. Ciò vuol dire che su una tonnellata di grafite riusciamo a catturare una tonnellata di grafene. Da qui non sfugge nulla, sostanzialmente. Abbiamo un doppio circuito per fare grafene in polvere asciutta, che va confezionato in questi contenitori da 30 kg di grafene l'uno. Abbiamo dei tank da 1000 litri di grafene in pasta umida. Ci sono aziende anche umbre che consumano polvere asciutta di grafene e polvere umida di grafene nei loro processi industriali. Una cosa importante è che la tecnologia che ci permette di far questo è una tecnologia innovativa. La tecnologia l'abbiamo chiamata Prismus 3, è un nome di fantasia, solo perché la macchina ha la forma di un prisma, sostanzialmente. In questa macchina non ci sono parti meccaniche in movimento, in questa macchina entra solamente la grafite, entra solamente dell'aria e contestualmente all'ingresso della grafite e dell'aria c'è un'uscita di aria e di grafene. Questi serbatoi che avete visto entrando servono per catturare le piastrine asciutte di grafene. I serbatoi trasparenti che avete visto all'ingresso entrando sono i serbatoi che servono per catturare le polveri umide di grafene. L'aria di processo viene lavata di volta in volta che finisce il suo percorso e ritorna ai compressori che la vanno a ricomprimere, me la fanno tornare seguendo questo giro vizioso, per cui un ciclo chiuso a tutti gli effetti, dove l'aria di processo ritorna nella macchina che micronizza la grafite, che porta in misura atomica il materiale per farlo diventare grafene. E quello che posso dire che è l'unica parte, che questa macchina è l'unica parte che è ancora coperta da segreto industriale. Perché è coperta da segreto industriale? Perché in realtà la macchina è un salto quantico di tecnologia, cioè una tecnologia molto avanzata. Una tecnologia molto avanzata, permette grandi quantità di grafene, abbiamo 30 kg di grafene confezionata in questi fusti ogni 3 minuti. Il sistema di confezionamento è messo dentro questa camera bianca, che è una camera bianca ma anche camera di contenimento. Poi alla fine, quando tagliamo il nastro, vi facciamo fare un giro a vedere sia il micronizzatore che è posto nella seconda da camera e sia il sistema di confezionamento. Chiaro Lunga Pedrocchi. Mi sembra che abbiamo detto che la particella è la miliardesima parte di un metro. Stai un picuzzo. Del metro di falegnameria. Perché questa tecnologia nasce in un'azienda che si chiama NB Electronica, ma in realtà è una falegnameria. Tutti i nostri amici... A partire dal dottor Giancarlo Angelini, per molti anni il direttore dell'Istituto di Metallurgia e Chimica del CNR, che ha sempre seguito le evoluzioni delle attività che noi facevamo in questo momento, dove costruivamo macchine avanzate, tecnologie avanzate, fino al punto di arrivare al Prismus 3, e il dottor Angelini ci ha sempre aiutato nella caratterizzazione delle nostre polveri, delle nostre nanoparticelle, credendo in noi. Non ha mai voluto sapere cos'era la nostra tecnologia, come producevamo questo. E dopo il dottor Angelini, che adesso è diventato il nostro responsabile scientifico, anche qui di The Graphene Company, abbiamo continuato questo percorso di lavoro con le università e con i vari dipartimenti universitari. Abbiamo iniziato con il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali di Terni, abbiamo portato a loro diverse caratterizzazioni, poi siamo passati al Dipartimento di Chimica dell'Università di Perugia. Nel passato abbiamo collaborato con tantissime università in giro un po' di tutto il mondo, perché mandavamo in maniera gratuita campioni della nostra grafene. Una cosa molto importante, vedete il nome, l'abbiamo chiamata Green Graph, anche questo è un nome di fantasia, ma perché di fantasia? Che poi si collega all'impianto, perché la macchina ci permette di fare un processo green. La grafene che produciamo è green, non è inquinata, non ha niente al di fuori di ciò che è grafite, cioè la grafite in misura atomica diventa grafene. Noi utilizziamo grafite pura, e guarda caso la veniamo a prendere in Umbria, per cui abbiamo un'azienda umbra che produce grafite,
noi ci riformiamo da questa azienda e poi andiamo a lavorare la grafene in forma green, con un processo green, con un impianto green. E siamo contenti di dire che l'impianto è a impatto ambientale zero, quasi raggiunto. Consumiamo pochissima energia per avere questo prodotto eccezionale e siamo arrivati. Adesso dobbiamo partire, la forza di partire ce l'abbiamo messa, l'aiuto da parte della regione, da parte dell'università, da parte di tutte le aziende che hanno lavorato con noi su questo impianto, che io ringrazio dal primo all'ultimo, e devo dire ci siamo. Adesso con Roberto partiamo. Michele, grazie. Grazie Michele. Oh, velocemente, noi ci siamo accasati a Fossato di Vico e quindi adesso chiamo la sindaca Ferracchiato, se c'è. Dov'è la sindaca? Eccola! E cioè, mascherata, mica è facile, dalle scale. Un salutino, ecco, ha capito? Io col tacco ci dice qua, vicino al microfono, qua. Perché ci siamo accasati, sindaca, a Fossato, siamo diventati praticamente cittadini, capito, di Fossato. Stiamo più qui che a casa, capito? Beh, eccoci qua. Un saluto da lei. Io innanzitutto vi do il benvenuto, è un piacere conoscerci di persona perché ci siamo sentiti finora soltanto per telefonicamente. Ricordo nell'ottobre del 2020, quando abbiamo avuto questo primo contatto. Allora, innanzitutto io vi faccio assolutamente complimenti per quello che avete realizzato, perché è sempre bello quando un'attività si insedia su un territorio, ma soprattutto un'attività come questa che, da quello che ho potuto comprendere dalle parole del signor Michele, è un'attività unica. E per cui per noi questa è una questione di orgoglio e sicuramente dà prestigio al nostro territorio. E parliamo di un territorio che negli scorsi anni ha vissuto momenti particolarmente brutti per quello che riguarda l'economia, perché molte delle attività presenti purtroppo hanno chiuso oppure si sono trasferite, e un'economia che si reggeva prevalentemente sulla parte sull'industria ne ha risentito. In controtendenza con quello che è accaduto in questi anni, cioè parliamo della pandemia, parliamo della guerra e anche dell'andamento generale dell'economia italiana, il nostro territorio sta rifiorendo. Lo fa e lo sta facendo oggi con voi. Lo ha fatto qualche mese fa con un'altra impresa del territorio che ha presentato un progetto assolutamente importante. Lo farà con un'altra attività altrettanto importante che si insiederà sul territorio, io mi auguro, a breve. E lo ha fatto e lo continua a fare con quelle che sono le attività industriali presenti sul territorio e che sono qui ormai da moltissimo tempo. Per cui, che dire, io vi faccio i miei complimenti, un grande in bocca al lupo, e vi faccio i complimenti anche perché da quello che ho potuto percepire dalle sue parole e anche dallo staff che lavorerà a questo progetto, cioè si percepisce che ci avete messo, oltre alla mente del signor Michele, oltre i materiali, ma anche il cuore, che comunque non guasta mai, è quello che poi dà la spinta per realizzare progetti che uno ha in mente. Per cui complimenti e buon lavoro. Grazie. Faccio attenzione col tacco. Ecco, bravo. Cosa? Roberto Morroni. Dai, via. 3 minuti perché, ecco, bravo, più atletico, ecco, un grande gesto atletico, è vicepresidente della regione Umbria e ci fa un saluto anche perché questo signore qua è di queste parti, come si dice, quindi non casualmente ci fai un saluto. E con molto piacere. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono qui insieme anche all'assessore Fioroni per testimoniare il forte interesse e la forte soddisfazione che la Regione Umbria vuole esprimere rispetto all'evento che oggi siamo qui tutti insieme a salutare. È un progetto che l'assessorato di Michele Fioroni ha seguito con puntualità,
con una convergenza importante rispetto a altre linee di sviluppo alle quali la Giunta e l'assessorato sta lavorando, e siamo felici di sottolineare l'importanza di questo momento per due ragioni fondamentali. La prima ragione è che questo territorio, come ricordava il sindaco poco fa, è un territorio che forse più di altri ha subito i contraccolpi delle crisi degli ultimi anni, ha vissuto un processo di deindustrializzazione molto, molto marcato. E l'esperienza che oggi salutiamo, di visionari, io Roberto ho avuto il piacere di conoscerlo qualche mese fa, e dal modo in cui lui parlava di questo percorso, di questa esperienza imprenditoriale, percepiva proprio l'impronta visionaria, no? Che accompagna sempre le grandi sfide. Entro campo a Ferenza, lo Michele, a Ronci Emanuele. Perché sa principio da conosce luce questi territori. Si rimette in moto lo sviluppo la reazione sì, la tanto cu in sintonia con i tempi, con le straordinarie opportunità. Sì, acum la conferenza toți. Credo che sia il miglior elemento è teso a rafforzare la volontà di far tornare questi territori davvero percorsi di crescita. Pensate, e poi c'è un secondo motivo, che è quello della contingenza, cioè il momento in cui cade questa esperienza. Momento difficile, momento complesso, momento per certi versi inaspettato. Però, come diceva qualcuno, i veri balzi in avanti, l'umanità li fa sempre nei momenti difficili. La Maria Centrale chiar de lângă Pedrochi. Uite, mai am aici o listă, poate poți lua ceva de aici fără... Allora, non è un caso che questa esperienza nasce in questo momento. E credo che sia uno squarcio non solo di speranza, ma della capacità, della volontà che l'Umbria nella sua interezza, che questo territorio in modo particolare, che le istituzioni e una classe imprenditoriale particolarmente lungimirante, intraprendente, tutti insieme, possiamo davvero e dobbiamo, mi permetto di dire, creare le condizioni per guardare avanti non solo con speranza, ma per dare al futuro quegli elementi di concretezza, di tangibilità che ci permettano davvero di rivedere davanti a noi una strada che non può che essere una strada di crescita e di progresso. Senti, stima l'idea che vado con Barca, lo senti? Grazie. Complimenti Roberto, grazie. A te, la grazie. Tua squadra. Grazie. Un grande bocca al lupo. Grazie. Tu vuoi fare sempre l'atletico di là? Oh, e allora, un incrocio straordinario tra imprese, istituzioni, atenei, le università, centri di ricerca. Michele Fioroni, cominciamo con le questioni, a parlare di robe di peso, come si dice. Michele, vieni da di qua, benissimo. C'hai anche diritto a uno sgabello, Michele? Ce n'hai diritto però, c'hai 10 minuti, pensa un po', perché con Michele si è fatto qualche passo in avanti, a partire da questa cosa, a partire dalla sua capacità anche di visione, si è immaginato dell'altro e ce lo racconti Michele, sì. quello che abbiamo immaginato. Tanto per sdrammatizzare, non ho né tacchi né della sindaca né l'agilità di Roberto, quindi sono andato per le scale con una certa sicurezza. Allora, questo progetto ha una anche di storico, perché noi abbiamo creduto da subito in quella che il mio collega definiva come una visione. Ricordo ancora quando nel lontano 2019, nella primavera del 2019, l'amico Roberto mi chiamò, ogni tanto abbiamo questa abitudine di confrontarci su quelle che sono le tendenze dell'innovazione, parlandomi di questo progetto. Io lì per lì non capii nulla, non capii la portata del progetto, non capii l'importanza di questo progetto, non capii nemmeno l'importanza del grafene. Poco sapevo sul fatto che il grafene fosse considerato come uno dei supermateriali del futuro, poco sapevo del fatto che il grafene fosse un materiale dalle doti straordinarie, perché è anche una grandissima straordinaria metafora. Il grafene è un materiale
perché, quindi nella miniaturizzazione della grafite, da altri materiali la capacità di essere più performanti. Pensate quale straordinaria metafora oggi del anche per questa regione. L'importanza di fare squadra con altri materiali, di fare squadra con altri composti. Poi a un certo punto è diventato assessore regionale, ogni tanto fortunatamente il cervello ha una buona memoria, non solo RAM, ma cerca di recuperare dal disco fisso alcune informazioni. Mi viene in mente questa storia del grafene e comincio a unire i puntini, come le molecole proprio. E chiamo Roberto, chiede: ma mi racconti di nuovo quel progetto che non ho capito, ma riattivando la memoria penso che possa avere un significato rilevante per questo territorio. Me lo rispiega e a questo momento faccio seguire quello che so fare meglio, essendo di natura secchione. Incomincio a studiare per capire bene cosa sia questo grafene e quali siano le implicazioni su scala industriale. Nel contempo stavamo studiando l'economia umbra, confrontandoci con quelli che erano gli elementi di debolezza. La parola chiave che veniva fuori: un posizionamento debole lungo le catene del valore a livello globale. Che cosa vuol dire in Umbria, tradotto dal linguaggio economico? Che prevalentemente quello che si produceva in Umbria aveva una concentrazione sul valore totale delle filiere prodotte molto basso rispetto al totale del valore che aveva ricadute fuori. E incomincio a confrontarmi, intanto ragionavamo sul polo chimico di Terni e sui biomateriali, capiamo a un certo punto con la Presidente Tesei che se vogliamo noi rilanciare questa regione dobbiamo riposizionarla lungo le catene del valore. Che cosa vuol dire? Dobbiamo investire in settori innovativi che abbiano la capacità di integrare valore in questo territorio. E ci viene fuori questo denominatore nei materiali. Integravano le filiere chimiche, vedete ancora qui l'integrazione, materiali che si uniscono con quelle della chimica verde, qui le filiere dell'agricoltura con quelle della chimica verde. E a un certo punto, richiamando per l'ennesima volta Roberto, decidiamo che questo progetto ha straordinarie caratterizzazioni ecosistemiche. Perché? Perché questa azienda non nasce fuori, questa azienda rappresenta una infrastruttura non solo produttiva, ma un'infrastruttura naturale di trasferimento tecnologico, perché è un elemento non solo unico nel mondo per le tecniche di esfoliazione che usa per la grafite, se non dico male, non me ne voglia il buon Baldini, parliamo di un'esfoliazione fatta con aria e suono addirittura. Il segreto industriale non è registrato perché chiaramente è tutto nascosto dentro queste macchie. Non solo per questo carattere unico, ma perché questo può diventare quella che è l'altro punto fermo della strategia regionale, ripartire dalle aree di crisi, può diventare un luogo attrattivo per avvenire delle imprese che, pensiamo a tutti i settori che sono stati elencati prima, i calcestruzzi, i nanometri, i pneumatici, ma la grafite, e questo è un altro tema, non è l'unico materiale che può essere micronizzato. Queste tecniche di micronizzazione possono anche riguardare altri eventuali materiali. Allora, su questo, quando dicevo che è la nostra visione, è quella di dire: costruiamo, pensiamo un ipotetico parco tecnologico sui micromateriali, sui nanomateriali, e lavoriamo in una logica ecosistemica. Ma non c'è ecosistema che si rispetta che non ha presente l'università. Non è un caso che come università abbiamo partecipato insieme all'università, l'Università di Perugia ha partecipato con la regione su un progetto, sposando questa linea di sviluppo che noi abbiamo, in cui abbiamo creduto, per gli ecosistemi dell'innovazione. Gli ecosistemi che cosa sono? Sono della localizzazione di alcune componenti, infrastrutture di trasferimento tecnologico, laboratori e ricerca universitaria, che è la base di tutto, realtà produttive che diventano attrattivi per aziende che vengono anche da fuori. Perché? Perché in questo luogo noi abbiamo la presunzione di dire che in Umbria, nella piccola Umbria, nella terra di San Francesco,
sarà localizzato il più alto livello di competenze in Italia, probabilmente in Europa, sui nanomateriali. E questa è la nostra ambizione. E questa è la nostra ambizione che parte da cosa? Dalla capacità, facendo anche un po' un gioco di azzardo, di leggere il carattere innovativo e la visione che era in Roberto Leonardi, in tutta l'equipe che ha prodotto questo luogo. Noi abbiamo scommesso come, essendo elemento unico, questo è un elemento infrastrutturale. Noi ci crediamo profondamente in una visione di sviluppo che costruisca competenze ecosistemiche. L'Umbria vuole diventare a livello nazionale, e ci siamo posti anche questo quando uscì il PNRR, perché tutti, è ovvio, vogliono andare sulla transizione digitale, sulla transizione energetica, ma se in Italia tutti facciamo le stesse cose, cioè, non continueranno a costruire massa critica. Abbiamo deciso come Umbria che ruolo possiamo avere noi all'interno della strategia italiana per essere competitivi, per avere un ruolo, per avere massa critica. Ci siamo posti proprio il tema dell'Umbria, terra dei materiali di ieri e dei materiali di domani. Abbiamo una regione che ha una sua vocazione storica sui materiali. Penso all'acciaio, penso al cemento, penso al legno, che è un materiale che spesso viene trascurato, ma non abbiamo mai costruito su questi aspetti delle condizioni ecosistemiche. Ecco, oggi a Gualdo non è che è nata solo la Green Grafen, The Grafen Company. Oggi è nato un ecosistema di innovazione, che è quello che cercheremo di costruire con gli strumenti della nuova programmazione comunitaria, con i bandi a cui parteciperemo del PNRR, abbiamo partecipato il professor Gammaitoni, che è stato poi il coordinatore per l'università di questo progetto, in una visione congiunta. Anche qui, quello che ha fatto, e è un elemento innovativo, la regione con l'università su questo progetto, ha fatto un po' come il Crafto. Hanno messo insieme i materiali, rendendone e creandone uno molto più forte, molto più resistente, che vuole traghettare questo territorio nel futuro. Ecco, la vera sfida, e sono arrivato ai miei 10 minuti, mettetemi proprio questo, è che questo territorio sappia raccogliere questa sfida, che è una sfida di innovazione. Ogni tanto ci vuole il coraggio di guardare avanti, di guardare oltre, di immaginare il futuro. Pensate, in questo momento in cui si parla di distruzione delle supply chain, di catene dei materiali, pensare che nella piccola Umbria c'è la catena del grafene, dall'aspetto estrattivo fino all'aspetto di micronizzazione. Potentissimo. Ragazzi, non è stato detto, ma il mercato più grande su cui sta puntando la Cina, e vi ricordo che la Cina ha cominciato a comprare le miniere in Africa 10 anni fa, per fare cosa? Per diventare il primo produttore mondiale di batterie. Oggi le batterie principali sono quelle giapponesi e coreane, che sono costruite con il materiale principale che è il litio. Il grafene rappresenta la nuova frontiera del mercato dei veicoli elettrici. Tenete conto che in Cina nel 2025 sono previsti 5 milioni di veicoli elettrici. Vi rendete conto quindi che questa sfida è una sfida nostra che guarda al futuro, che riporta valore in Umbria, ma è una sfida al territorio, che ogni tanto bisogna scommettere, credere alle idee, ascoltare anche persone un po' fuori schema, è difficile da capire, come spesso Roberto, perché a volte quello che non capiamo ci sembra non rilevante, anzi dovremmo proprio capire che quello che non capiamo può diventare rilevante, porsi il dubbio che se quella cosa non l'abbiamo capita dobbiamo ripensarla, farcela spiegare, e ogni tanto prendere anche la sana abitudine di studiare qualcosa, perché comunque come classe politica abbiamo l'obbligo di studiare, di approfondire, non rimanere sempre in superficie. E poi abbiamo l'obbligo di essere un po' tutti grafene oggi. Nel momento in cui sapremo unire le nostre componenti umane, energie, delle idee insieme, fare sistema, fare squadra, come dice sempre la Presidente, avremo un tessuto molto più solido, molto più ricco, molto più capace di essere, questa parola che detesto ma oggi la userò, resiliente,
E quello che non abbiamo avuto, noi non ci siamo mischiati mai come molecole, quindi che il grafene ci sia di ispirazione, in bocca al lupo, siamo profondamente convinti, la Presidente, la Giunta regionale, l'amico Roberto, che oggi qui si scrive un pezzettino di storia di questa regione, si scrive un pezzo importante di storia economica di questa regione, perché da qui ripartirà una vocazione ecosistemica che farà dell'Umbria un centro internazionale di riferimento sugli ecosistemi, sui nanomateriali. Perché? Perché solo qui avremo tutto quel sistema di pensiero, competenze, imprese e trasferimento tecnologico, che vuol dire capacità di prototipazione a basso costo, che in altre parti del mondo non ci sarà. E quindi questa regione, questa area di crisi, come diceva la sindaca, come diceva Roberto, questo luogo di crisi ripartirà diventando luogo di eccellenza di sviluppo. In bocca al lupo, ragazzi. Michele, grazie. Sempre sul territorio, un pezzo fondamentale è l'incrocio, è imprese, istituzioni, e qui gioca un ruolo importante anche proprio tutta la comunità. E quindi, dai, Presciutti, vieni qua. Dai. Questo sindaco di Gualdo, perché Fossato, Gualdo, Nocera, è una roba. Questo signore qua, ci abbiamo fatto delle riunioni al colesterolo, generalmente, non so perché, ma qui si mangia una quantità di ciccia che io non è una cosa veramente quasi spropositata. Io da quando siamo qua, cioè qui mediamente noi ci facciamo delle dosi, no Claudio, spaventose, e non so perché con te ci siamo sempre trovati sul barbecue qui a Gualdo, quando si ragiona sul barbecue, è vero o no? Sì, ci siamo trovati anche in macchina, mi ricordo che stavi attaccato. Esatto. Perché io invece con Roberto ho trovato subito un feeling, perché forse siamo un po' folli entrambi, e anche con amici. Perché io ricordo dei viaggi, quando questa cosa ancora era un embrione, o poco più, i viaggi al Ministero, dove cercavamo di spiegare la bontà di questa operazione, la bontà di questo sviluppo che poteva venire su questo territorio. Sicuramente non sono un esperto, quindi ci mancherebbe altro, però credo che noi dobbiamo avere il coraggio di osare. La cosa che più mi rammarica è che anche oggi Roberto mi ha detto a tutti noi che per avere l'allaccio della cabina ha aspettato 6 mesi. Ecco, questi non sono tempi compatibili con chi vuole fare impresa. Questo è il grande annoso problema dell'economia italiana, che se c'è una buona idea che può essere scaricata a terra e bisogna aspettare 6 mesi per avere l'allaccio di una cabina, credo che, come dire, non è una cosa poi così normale. E allora, scusate l'accenno un po' polemico, ma da amministratore pubblico, come dire, siamo tutti un po' sfiniti da queste lungaggini, tutta questa cosa che una cosa che si può fare in 6 giorni ci vogliono 6 mesi, a volte 6 anni, e questo forse è il limite più grande. Però siccome oggi giustamente è una festa, lo è per tanti motivi, ma il primo è che c'è un nuovo nato. Quindi quando c'è un nuovo nato bisogna festeggiare, e un nuovo nato importante, perché porta con sé la possibilità di tanti altri nuove nascite sulle quali dobbiamo saper operare. Dal punto di vista istituzionale, in grande sinergia, quindi per quanto mi riguarda il massimo della disponibilità, anche in forma molto discreta come fatto in questi anni per questo risultato. Ma anche, chiudo con questo, con l'orgoglio di poter dire che questo è un territorio che pensa di potercela fare, e non lo dico per campanilismo, ma il fatto che 2 docenti universitari di livello assoluto sono qui presenti, e sono il professor Luca Gammaitoni e il professor Giovanni Carlotti, che su questi temi da tempo lavorano e cercano di portare anche e soprattutto in questo territorio risultati tangibili, credo che
è un valore aggiunto, quindi facciamo squadra, facciamo rete, andiamo avanti. E grazie Roberto, grazie a tutti voi, perché essere visionari non è un difetto, ma è una grande virtù. Grazie. Grazie. Cioli, dove sei? Dov'è Cioli? Dov'è Nocera? Cioli? Con le mascherine? Eccolo. Dai, Cioli. Dai. Eccolo qua. Assessore del Comune di Nocera, però è anche il massimo esperto locale di Gaifana. È vero o no? È vero o no? Metro quadro per metro quadro. Allora, ci porta naturalmente i saluti del sindaco. Allora, io sono del comune di Nocera Umbra, porto i saluti del sindaco che non è potuto stare presente perché è colpito dal virus, quindi è in quarantena. Che dire, con i signori del Grafene, con la regione ci siamo incontrati diverse volte per lo sviluppo di questo territorio, perché dovremmo anche noi come amministrazione incominciare a fare sinergia. Fossato, Gualdo, Nocera, tutta questa fascia appenninica ha bisogno di fare sinergia per potersi rilanciare. Quindi levare tutti i steccati che ci hanno diviso in questi anni per far sì che quel grande stabilimento che è l'Antonio Merloni, che con tutte le difficoltà possa avere uno sviluppo futuro per tutto il nostro territorio. Quindi loro sono un inizio e poi ci saranno altri sviluppi futuri. È una bellissima iniziativa questa, è un bel giorno perché sul nostro territorio, perché parliamo di territorio di tutta questa fascia, rinizia a ritornare delle attività e questa è la cosa più importante. Per cui un grande in bocca al lupo e speriamo in futuro di avere altre giornate come queste su tutta questa fascia appenninica. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie. Davvero per tutto, grazie. Adesso ci facciamo un po' di scienza. Giancarlo Angelini, direttore scientifico di The Graphene Company, e poi facciamo l'università. Giancarlo, di qua. Ecco, bravo Costa, mi piace che tu faccia questa cosa. Giancarlo. Allora. Buongiorno a tutti. Libero. Io conosco Michele da 9 anni e a un certo punto, andando in pensione 7 anni fa, mi disse: sai, visto quella Nobel che è stato dato per via dell'esperimento con lo scotch, che separano i singoli lamelle di grafene, no? E dice: possiamo rifarlo? E dico: come? Chimicamente non sappiamo che per fare il grafene bisogna mettere molte sostanze chimiche a reagire fra di loro e quindi diventa difficile. Lui mi disse: lo facciamo green, cioè mi chiede, elimina le prime sostanze chimiche. E lui già pensava a sostituire tecnologicamente questa eliminazione di sostanze. Elimina la seconda, la terza, alla fine ha realizzato una macchina che produce il grafene solo con aria e acqua, qualche volta. E quindi la stessa tipologia di reazione che hanno fatto quelle due persone che hanno preso il Nobel, solo aria e nient'altro. Loro hanno usato lo scotch. Noi lo scorso lo siamo prodotto e quindi siamo nel stesso livello. Tutto qui, grazie mille. Grazie Giancarlo, grazie davvero. Poi è la persona che, diciamo, in ombra rispetto a Michele, cioè gli stai dietro e gli dai non sai quanto coraggio ogni volta. Quindi, perché ogni volta Michele fa: aspetta che sento Angelini e poi ti rispondo. Si prende anche un giorno, 2 giorni fino a che non ti pesca.
e poi quando gli dici 3-4 parole lui parte come un missile. Quindi sei l'energia, capito? Ci siamo lasciati più. E questo è il tema. Grazie Giancarlo. Oh, continuiamo con gli scienziati. Dov'è Gammaitoni? Non lo vedo. Gammaitoni, dove sei? Eccolo lì. Che non ci parli del Covid, naturalmente. Esatto, ci sei. Grazie. Dipartimento di Fisica dell'Università di Perugia. Buongiorno. Grazie, Roberto. Allora, sono molto contento di essere qui. E, diciamo, di solito un periodo questo in cui non ci sono molte occasioni per essere contenti, no? Quindi grazie per questo. È una bella cosa questa che stiamo facendo oggi. Rappresento indegnamente il mondo della ricerca dell'università. Qui ci sono anche altri colleghi dell'università. E uno dei motivi per cui io sono contento è che nasce un'impresa a forte contenuto di conoscenza. Questo è uno degli ingredienti importantissimi per lo sviluppo contemporaneo. E nasce in un territorio che, come ben sapete, è stato martoriato da una crisi economica lunghissima. Oggi celebriamo la nascita di qualcosa mentre quotidianamente dobbiamo assistere invece alla morte di imprese, aziende, negozi. E quindi è un momento per cui essere contenti. Ma c'è un ulteriore motivo per cui secondo me vale la pena essere contenti, e è quello che è stato ricordato poco fa dall'assessore Fioroni, cioè esiste, non dico per la prima volta, ma sicuramente è un'occasione importante, esiste un'importante convergenza, esiste un'importante volontà espressa da diversi soggetti di pensare insieme il futuro. Questo, secondo me, è il ruolo innanzitutto della politica, e di questo sono grato all'assessore Fioroni. Pensare il futuro di questo territorio mettendo insieme il mondo della conoscenza, l'università, la ricerca, il mondo delle imprese, il mondo della politica, il mondo delle istituzioni e il mondo del lavoro anche, non ce lo dimentichiamo. Quindi in questa, diciamo, convergenza può nascere qualcosa di buono. È stato accennato al PNRR, che è una grandissima opportunità per il nostro paese, bisogna stare attenti a non sprecarla. Grazie al lavoro di persone come Roberto, vogliamo far nascere in questo territorio un centro di eccellenza, l'assessore l'ha giustamente chiamato parco tecnologico, questo è il nostro obiettivo, lavorare insieme per far nascere un parco tecnologico. Che cos'è un parco tecnologico? È un parco, cioè una zona, in cui ci sono aziende, centri di ricerca e insieme pensano e immaginano il futuro, producendo ricerca, sviluppo e ricchezza, perché questi sono i tre passi che bisogna compiere. Ricerca, sviluppo e ricchezza. Questo mi illudo, ma questa è anche tua responsabilità, che sia il primo seme per far nascere questo parco tecnologico. Questo è un semone. Grazie a quello che... Grazie a te. Grazie. Loredana Latterini, Dipartimento di Chimica. Dove sei, Loredana? La mia compagna di classe. Ah, ti serve l'altro. Loredana, al Dipartimento di Chimica, a questo punto posso dire che conosce il nostro materiale meglio di quanto lo conosciamo noi, o meglio, lo guarda più di quanto lo riusciamo a guardare noi, perché noi lo guardiamo da lontano, lei invece ce lo guarda molto da vicino. Loredana. Grazie Roberto. Grazie per questa giornata, veramente importante, anche nel momento in cui lo stiamo vivendo. È vero, conosco Roberto da tanti anni, ma ci siamo ritrovati casualmente, perché io sono una docente del Dipartimento di Chimica, quindi una chimica, ma con una grande passione per i nanomateriali. Quindi la mia ricerca verte proprio sulla preparazione, caratterizzazione e formulazione di questi oggettini piccoli con
proprietà straordinarie. E quindi quando ho saputo che si parlava di un polo di nanomateriali nella nostra regione, in quest'area, ho cercato il contatto con The Graphene Company. Quindi ho incontrato The Graphene Company, grazie anche all'intermediazione della regione, circa un anno fa, e ho scoperto che era Roberto, mio compagno di liceo. E da lì abbiamo cominciato a discutere, parlare, capire se le competenze mie e del mio gruppo di ricerca potevano essere funzionali a questo progetto. Però io poi sono una persona pratica, piuttosto che parlare abbiamo cominciato a misurare. E quindi abbiamo misurato i loro campioni, li abbiamo caratterizzati, e facendo questo ci siamo appassionati ancora di più, perché in realtà abbiamo capito che, oltre già ad avere delle proprietà interessanti, appunto, come diceva l'assessore Fioroni, possiamo fornire strumenti per integrarli meglio con gli altri materiali. Quindi da chimici possiamo fornire le conoscenze per integrare questo materiale con gli altri, quindi per formularlo opportunamente e renderlo utilizzabile per le varie soluzioni che sono state menzionate oggi. Quindi c'è estremo interesse e siamo qui anche per dare, no, aggiungere un pezzettino di visione ancora più visionaria all'idea di Roberto, cioè ampliare ancora di più l'utilizzo di questi materiali micronizzati. Grazie. Loredana, grazie. Grazie. Le imprese, andiamo veloci. Confindustria, Luca, con la Jacob. Luca, ti avevo visto, eccolo. Gruppo Cola, cioè, ma anche, diciamo, il punto di riferimento di Confindustria, e con lui abbiamo cominciato a lavorare, a parte che sui suoi materiali, anche se fa roba grossa, Luca fa roba un po' grossa e ne fa anche tanta, ma quindi, insomma, no, nanomateriali, però insomma ci sono degli incroci e non solo con la sua impresa, ma con molte imprese del territorio, e su questo Confindustria ci ha aiutato ed orientato. Prego Luca. Buongiorno a tutti, innanzitutto ti ringrazio, estremamente gentile, ecco, come sempre stupisci, mi hai chiamato qui al palco, non ero preparato, ma qualcosa diremo sicuramente. Quello che abbiamo fatto dopo che ci siamo conosciuti, io non ho conosciuto Roberto come ha fatto l'assessore Fioroni, e quindi partendo, diciamo, con dei ricordi, questi ricordi, diciamo, invece lui poi li ha maturati, e quindi quando sono arrivato la conoscenza è stata molto più veloce, quindi la reazione è stata immediata, forse perché, come si diceva anche poco fa, l'amore che ha messo nel suo lavoro insieme con i suoi colleghi è talmente forte che trasmette agli altri con facilità quello che aveva in mente di poter fare. E appena conosciuti poi ci siamo dati da fare per cercare di capire come poter fare assieme alla regione e agli obiettivi e all'università e agli obiettivi di Roberto, e quindi qualche buona settimana fa siamo riusciti a fare un primo incontro in Confindustria, rendendo il mio presidente Briziarelli persona, diciamo, che non conosceva la materia, è dotto anche di questa materia, ma io che sono il presidente della territoriale e Ubino Gualdese, diciamo, comprendendovi comuni, diciamo, di Fossato e di Scheggia e Sigillo, poter fare un'ulteriore squadra e quindi poter dare degli indirizzi completamente nuovi e forti a tutte le imprese del territorio, perché poi le imprese devono, come si è detto da tutti quanti voi, poter attingere da questa innovazione. Logicamente non siamo preparati, ma il fatto di cominciare a capire e a prendere visione di questa cosa ci renderà edotti in maniera molto veloce. Sicuramente non ci aspettavamo questa maledetta guerra, che purtroppo sta piegando le gambe in maniera molto veloce alle aziende. Perché? Perché i costi energetici sono diventati folli, e quindi avere delle commesse da fare con dei costi folli, voi credetemi, non è facile. Quindi parlo sia da imprenditore ma anche allo stesso tempo da presidente della territoriale. Quindi
questa cosa qua potrebbe innescare dei meccanismi nuovi e andando a rileggere il comportamento delle aziende per una nuova visione con dei nuovi materiali, nuovi contenuti e quindi questo qua ritengo che possa essere un binomio fondamentale sostanzialmente per tutto il territorio e come si è detto questo territorio dovrà anche ampliarsi perché oggi è stato messo un seme ma il seme poi dovrà progredire e quindi ci aspettiamo anche che l'università e il proseguo con gli obiettivi che la regione si è data vengano portati avanti velocemente perché sostanzialmente come ha detto prima la dottoressa sarà fondamentale studiare questi materiali con degli strumenti adeguati. Perché? Perché poi le aziende nel momento in cui utilizzeranno questi materiali dovranno avere dei materiali certificati e quindi avere delle certificazioni che si possono avere qui vicino e capire i comportamenti di questi materiali all'interno diciamo dell'industria sarà fondamentale. Io ti ringrazio, grazie ringrazio a te. Tutti quanti voi. Grazie a te, grazie a Confindustria che ha aggregato una trentina già di imprese e quindi insomma ci siamo dati da fare e poi in un mese 30 imprese non è... E poi non ci dimentichiamo che venerdì siamo stati chiamati dalla territoriale di Città di Castello che sostanzialmente anche lei vuol capire bene questa materia, quindi ci siamo dati da fare subito, grazie a te quindi, e grazie a te. Grazie alla tua avventura e auguri. A presto. Grazie. Federico Gallina, CNA Industria, vieni qua. Qui avete capito che c'è bisogno delle istituzioni, ma c'è bisogno delle imprese, ce ne servono tante. E quindi, Federico Buongiorno Gallina. A tutti. Noi abbiamo conosciuto come organizzazione Roberto proprio perché abbiamo portato di fronte a lui tutta una serie di richieste che ci arrivavano dalle nostre aziende associate e quindi abbiamo iniziato questo rapporto di collaborazione che poi ha trovato anche un attimo di riflessione insieme all'Istituto Italiano di Tecnologia e devo dire che rispetto a quell'incontro c'era la posizione dei ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia che era molto cauta sull'industrializzazione del grafene mentre Roberto dava subito la possibilità di dire che economicamente era sostenibile produrre grafene. C'è stato un attimo di discrepanza. A fusti, così. E con i serbatoi, non con le pentoline. E devo dire che oggi questa è la dimostrazione più evidente che rispetto a rispettabilissime obiezioni che gli arrivavano dall'Istituto Italiano Tecnologia, lui ha trovato il modo per rendere praticabile questa attività e speriamo che possa essere di supporto per la crescita del territorio. Noi diamo supporto in tutte le maniere all'attività che sta nascendo dell'ecosistema dell'innovazione, abbiamo aziende interessate che vogliono iniziare a collaborare, quindi speriamo che tutto il sistema economico della nostra regione possa trarre beneficio da questa nuova iniziativa. Grazie. Reagiamo così, Federico, grazie a te. Grazie. Vado velocissimo. Adesso parliamo di money. Carmelo, che atletico. Campagna è stato un azzurro. Carmelo Campagna Gepafin, però uno dei nostri finanziatori, investitori. E quindi, insomma. Buongiorno a tutti. Beh, hanno detto tutto l'assessore Morroni e l'assessore Fioroni, io voglio sottolineare solo due cose. La prima, Gepafin, piccola società finanziaria di una piccola regione, qual è stato però il vantaggio? L'ottimo dialogo e l'ottima interazione con l'assessorato, pur dell'indipendenza necessaria come intermediari vigilati 106, e poi la presenza nella compagine sociale di Gepafin delle banche, sì, quelle banche brutte e cattive che non vanno frequentate, senza le quali però tutti questi progetti industriali non si possono fare. Quindi quando parliamo anche di fare gli assetti in altre regioni, le banche non sono presenti nei finanziari regionali, ricordiamoci qual è il vantaggio, diciamo, competitivo. Vantaggio competitivo che consente di studiare i progetti avendo una base informativa allargata.
Quando abbiamo iniziato a studiare questo progetto, anche proprio su sollecitazione dell'assessore Fioroni, noi dovevamo capire, come terminava vigilato, primo, se i soggetti erano tematti, no? Quelli che ce lo proponevano. E effettivamente abbiamo concluso che effettivamente erano un po' matti, eh? Quindi l'analisi è stata quella. Poi però, insieme al fatto che erano matti, abbiamo potuto utilizzare la base informativa internazionale e le conoscenze che le nostre banche socie ci hanno messo a disposizione per studiare un prodotto in esigenza di mercato che in quel momento non sapevamo, no, se avesse queste possibilità. La seconda considerazione, e con questa diciamo finisco, oggi noi siamo in un'area diciamo complessa, no, come viene definita. La materia prima, diciamo, a che serve la grafite, fra le altre cose, no, oltre a fare le matite? A fare gli elettrodi per produrre l'acciaio. Quindi c'è una società a Narni che produce gli elettrodi per fare l'acciaio, e da quel materiale di scarto, quindi dallo scarto di quel materiale arriva qui, viene riprodotto, come ci hanno spiegato oggi, e poi astrattamente potrebbe tornare sempre in quella stessa fabbrica per poter provare a fare cose innovative anche nell'acciaio. Oggi non abbiamo detto, ma insomma forse la sfida è un po' questa, quindi un'area industriale, un'area complessa che si collega a un'altra area complessa e che in questa congiunzione abbraccia tutta l'Umbria in un progetto che può diventare una vera prospettiva. Grazie. Carmelo, grazie. E ritorni giù da lì. IG Group, Giuseppe Incarnato, dove sei? L'ho visto, eccolo lì, eccolo là. C'è Banca Progetto? C'è? Non c'è Banca Progetto, eh? Maledetti. Nemmeno connessi, forse. No, o meglio, ancora non ce l'ho nemmeno connessi. Giuseppe è, diciamo così, amministratore delegato di IG Group e c'ha un pezzo importante in questo progetto, prima, perché ci ha dato una mano a fare questa roba, ma anche dopo, perché gestisce una struttura finanziaria capace di guardare agli investimenti nell'innovazione. Innanzitutto ringrazio Roberto e ringrazio voi. Diciamo, io sintetizzerei il mio intervento il fatto che credo in Roberto Lonar, credo in Grafene Company. Noi abbiamo forse il merito di averlo ascoltato, è quindi un progetto che è convincente per tecnologia, per approccio, per mercato di sbocco. Non so se siamo stati i primi a dargli fiducia in termini di qualche milione di euro attraverso, diciamo, i nostri bracci finanziari. Io sono il presidente di G Group, noi operiamo su 6 paesi e siamo un fondo di private equity industriale dove il nostro focus è esaltare le eccellenze tecnologiche di questo paese. In questo momento siamo impegnati a sostenere convintamente il gruppo industriale che sta nascendo intorno a Grafene, attrazione di investimenti. I nostri primi milioni che sono arrivati per Grafene sono soltanto l'avanguardia di una serie di interventi che arriveranno dai fondi di private equity che rappresentiamo dalla lontana Shanghai, perché le cose più interessanti di questo paese alla fine sono apprezzate di più all'estero. Ecco, questo è un passaggio incredibile di come una città come Gualdo Tadino, come un'area stupenda come l'Umbria, alla fine il dinamismo di Roberto, questo dico, io concludo il mio intervento dicendo credi in Roberto e credi in Grafene, cioè hanno avuto la capacità, la pazienza di mettersi alla ricerca di capitali privati, e i capitali privati hanno un punto di forza e un punto di debolezza, arrivano solo quando i progetti sono convincenti. Oggi io posso raccontare che abbiamo dato fiducia materialmente, euro o dollari, mi ricordo, una valuta corrente che è arrivata in maniera sostanziosa per sostenere questo progetto. Oggi vedo qui qualcosa che è stato fatto, qualcosa che è pronto per andare sul mercato, e l'innovazione che porta Grafene è sicuramente un'innovazione che può favorire un mercato italiano che in termini di utilizzo di materiali innovativi è ancora qualche passo indietro. Quindi Grafene Company entra in un mercato vastissimo nel Far East, dove la produzione è accentrata e dove oggi la trasformazione di questi materiali
e l'utilizzo di materiali innovativi passano anche attraverso una sostenibilità ambientale e quindi un miglioramento generale del nostro ambiente. Ecco, quindi io ringrazio Roberto dello spazio e chiudo dicendo che tutte le aziende che lavoreranno con Grafene Company in quest'area saranno sostenuti dal G-Group in maniera... Questa è una bella roba, ecco, bravo. Questa questo è una roba utile. Ci sono molte aziende qua che raccolgono la palla che alzi. Grazie. Grazie Giuseppe, grazie. Alberto Tascan, secondo ti tocca, perché Alberto è il nostro primo investitore in equity, trader indipendente di Piazza Affari, un uomo della finanza però, come pochi, libero. Uno dei più liberi che abbia mai conosciuto, ecco, però non ti voglio perdere sullo scalino. Tra gli indipendenti, primo investitore in equity di De Graaf & Company. Alberto, due grazie. Minuti. Cosa posso dire? Come investitore, diciamo che molto spesso investe in IPO, in offerte pubbliche di vendita, in aziende che si stanno quotando in borsa e poi anche compro e vendo azioni in borsa. Posso dire che tra i miei colleghi investitori c'è molto di moda l'acronimo ESG sulla crescita, sulla sostenibilità, sustainable growth e questo tipo di parole. A volte anche fuori luogo, nel senso che magari si evitano delle, diciamo, delle innovazioni, magari di un prodotto che poteva avere a che fare con la difesa fino a appunto un mese fa, quando invece è tornato in importanza anche capitale utilizzare la propria difesa e qualcosa che abbia a che fare con le armi. E io posso dire che a me è sempre interessata un'innovazione, più che altro anche se non era sostenibile, anche se poteva non essere sostenibile. E diciamo, non so, ovviamente non investo solamente in borsa, perché appunto la libertà per me è un valore molto importante. Perfetto. E posso dire che questa è realmente economia reale, come si dice, rispetto a quello che ci facciamo le battute all'economia reale della borsa a volte, che però inserisce soldi in economia reale, e se non è questa sustainable growth, che cos'è? Il grafene può essere altro che se sustainable growth, può essere un qualcosa davvero di rivoluzionario, e io sono solo che felice di essere parte di questo progetto. Grazie tantissimo. Ti sei guadagnato anche la felpa, Alberto. Grazie tantissimo. Come socio. Grazie, Alberto. Grazie. Chiedo alla regia, chi ci abbiamo collegati? C'è Travis dagli Stati Uniti? Mi rispondete di là, della regia? Ce l'hai Carlo? Forse se scusate, faccio Renato Borilli, c'è? Eccolo, maledetto, dal Brasile, vieni Renato, vieni un secondo. Da ogni dove arriva un affossato, Renato si sposta con grande facilità in giro per il mondo. Borilli produce pneumatici molto particolari, questo giovane mattacchione dal Brasile con cui stiamo collaborando fa i pneumatici da endurance, oh, è giusto? Esatto, parla anche un buon italiano, perché si è messo, non so perché si è venuto in Italia, però ci avrai dei tuoi motivi. Ok, e abbiamo avviato una collaborazione con lui, oggi ci ha raggiunto, due parole ci fanno piacere, anche perché hai fatto strada. Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qua in questa collaborazione con Roberto, Michele e con questa grande azienda. È molto orgoglioso, diciamo, di rappresentare il Brasile, e sono sicuro che dobbiamo fare belle cose insieme, perché è una grande innovazione. Abbiamo studiato anche noi, diciamo, questa tecnologia in Brasile, e è sicuramente una grande rivoluzione per tutto il mercato delle gomme. Grazie mille. Renato, grazie a te. Dobbiamo fare gli pneumatici di Renato
che sono da corsa, una roba molto sofisticata, con il grafene. Questa è la scommessa che facciamo. E, signori, non vedo collegati gli americani e quindi procedo. Michele, dove sei? Si taglia, si va di nastro. Siamo in tempo praticamente quasi perfetto. E andiamo di taglio di nastro. Se vedo, eccolo, ok. Michele, io ti porto il microfono. Rimaniamo naturalmente fermi perché non ci assembriamo. Che facciamo? Noi tagliamo il nastro, dopodiché piccoli gruppi possono, li facciamo partire, gruppetti da 10, facciamo un giro dell'impianto, chi non l'ha già fatto ovviamente. Quindi Michele, vengo da te, facciamo, ci stai? Va bene? Facciamo un taglio del nastro qua, lo facciamo... Giancarlo, vieni qua, dove sei? Facciamo un taglio di nastro a prova di Covid, perché che nessuno dica mai che qui uno ha preso il Covid, porca miseria. Ci sei, Michele? Dov'è Giancarlo? Giancarlo? Eccolo. Giancarlo è un figo straordinario. Prego, fotografie. Signori, 3, 2, 1 e vai. Grazie. Chi vuole, a gruppi di 10 li accompagniamo noi, ci dividiamo e facciamo un giro dell'impianto con relativa spiegazione. In sicurezza. Claudio, Gennari, facciamo i gruppi, Simone, Claudio, scusate. Mettiamo qua e li accompagniamo